Diciamo, molto interessante quello che è stato appena esposto dal Comitato, anche le immagini, diciamo, sono così abbastanza forti, soprattutto per quelle fumate, fumate che, come ho già premesso, da diverso tempo non si vedono. Ma se le registro, Sì, dobbiamo anche capire, sono tutti i dati dell'ARPA che sono stati esposti 4 anni fa in questa sede, mostrando sicuramente una situazione pericolosa per chi ha modo di operare all'interno della zona industriale. Naturalmente bisogna fare anche dei distinguo, perché per chi è abituato forse come noi da diverso tempo a che fare con queste tabelle ha un certo colpo d'occhio rispetto a diverse altre persone. Quindi dobbiamo capire che la centralina di Cividale è stata messa dall'ARPA in un punto strategico per capire chi fosse, anche se così di primo acchito si capisce chi sia, ma chi fosse, da chi viene dato il maggiore apporto di polvere sottile. Quindi è stata messa lì per quel motivo, anche per poi fare la caratterizzazione. Il confronto con una zona industriale dell'ABS e della ZIU è soltanto per dare un dato per far statistica. È stato chiarito a suo tempo. La centralina si trova, della zona industriale di Cividale si trova a meno di 200 metri sottovento, mentre la centralina di Casali Tosolini in comune di Pavia di Udine, o Pozzolo, adesso non so se ricade Pavia di Udine, si trova a più di 1 chilometro di distanza dall'ABS sopravvento, in una direzione caratterizzata dai venti che vanno da nord-est a sud-ovest. Ecco, dobbiamo un attimo capire anche questo. Sottovento abbiamo un inquinamento e sopravvento No, ci se sono degli c'è un inquinamento, inquinamenti, scusi, adesso se c'è un proseguiamo. inquinamento, esiste un inquinamento. Punto. Che sia sopra, sotto, in mezzo al pelo, esiste l'inquinamento. Punto. Io l'ho messo in premessa un attimo prima. Sono stati fatti dei confronti tra zone industriali e centro abitato, in cui il centro abitato è normato per legge, la zona industriale no. Questo penso che sia chiaro. Sicuramente c'è una situazione, c'è una. Scusatemi un attimo, io ho chiesto prima un colloquio educato e civile, sto un attimo intervenendo, poi una volta sentiti anche la Elena Gobbi e il rappresentante del Corticom, potremo anche iniziare un dibattito, però sempre nella massima civiltà, perché se iniziamo a parlare tutti, finiamo domani mattina e non abbiamo capito niente. Quindi un attimo, ognuno avrà diritto di chiedere, di parlare, di essere informato sulla situazione. Ritorno un attimo a quelle che sono tabelle del 2006. Quindi, aspetta, un attimo, sono del 2006 le prime, quelle che diciamo incutono un certo timore. Le ultime, se vogliamo parlare, quelle del 2009, abbiamo visto che c'è un sensibile miglioramento settimanalmente, gli sforamenti arrivano a 60 microgrammi, c'è una tabella che arriva a 60, ma non sta nel compito del sindaco cercare di giustificare questa situazione, è una situazione che c'è. Che il sindaco sicuramente non ha fatto abuso d'ufficio, perché più di qualche volta è stata segnalata con una mozione di questo Consiglio alla Procura della Repubblica, sono state fatte lettere agli assessori regionali, al direttore del Dipartimento Ambiente perché venga convocato il tavolo tecnico, e sicuramente uno che fa una dichiarazione che ha le mani legate dopo aver fatto questo e nessuno, dico, muove un chiodo per risolvere la situazione, non so cosa possa fare un sindaco, scusatemi. Chiariamo una cosa. L'assessore Giordano ha detto bene, ci sono delle competenze urbanistiche che devono essere risolte dai due comuni, Cividale e Moimacco. Però, come detto bene anche da Carlo Michele, il sindaco deve tutelare la salute dei cittadini di Moimacco. E lo stiamo facendo con queste situazioni, con queste attività. Ricordo che per competenza territoriale l'acciaieria ricade sul comune di Cividale Friuli, di cui il sindaco deve tutelare i cittadini di Cividale Friuli facendo tutte le denunce possibili perché questo non avvenga. Ecco, penso che sia chiaro. Un mio esposto è stato fatto, il Consiglio si è espresso, penso che più di fare questo, più di intervenire, non so dove abbia fatto, perché mi sembra che sia anche una dichiarazione un po' forte, Michele, abuso d'atti d'ufficio. Qualsiasi documento che è passato in comune è stato mandato per conoscenza al comitato, cosa che il comune Cividale non ha mai fatto.
perché come ho detto all'inizio è stato fatto un gioco di squadra, un gioco di sinergie, e sono convinto che questo metodo, purtroppo non vedremo i risultati nell'immediato, no? Sono convinto che possa portare a dei risultati, perché questo è quello che dovremmo fare. I dati ci sono, lo sappiamo, non ci sono le normative date di riferimento, ma dovremmo insistere per arrivare a questo punto. Non sappiamo cosa possiamo fare. Io ho avuto un contatto, ho avuto anche un incontro con i vecchi della serie di giorni fa, lo dico, prima che intervengo un attimo, anche porto via ancora 2 minuti, poi farò parlare gli altri rappresentanti, dicendo che nel corso degli ultimi 4 anni sono stati investiti diversi milioni di euro. È stato fatto una cappa, una chiusura del forno fusorio, è stato fatto un impianto di 2 milioni e mezzo di euro di aspirazione della linea di taglio, cosa che impianto fatto da 2 anni, l'ARPA ha autorizzato l'impianto il 16 febbraio 2010, aspettiamo l'autorizzazione della provincia, forse fine anno, forse 2011, chissà, queste sono le tempistiche. Perché? Perché sicuramente anche l'aspirazione ambientale poteva dare dei risultati a, questo, a questa situazione ambientale. Sono state fatte altri investimenti, ampliamenti all'interno dell'azienda. Se avete avuto modo di passare ultimamente, sono state fatte delle piattaforme con il recupero delle acque del parco Rottami, perché prima era appoggiato a terra, adesso stanno facendo ulteriori investimenti. Non lo sappiamo che è una situazione invivibile, ma ci vogliono le proprie tempistiche e ognuno deve fare il proprio corso. Penso che il comune di Memmago in questo momento lo stia facendo rispetto a tanti altri comuni interessati. E dobbiamo un attimo soltanto vedere e continuare a collaborare, perché io posso capire che ci sia un attimo una situazione particolare. Il monitoraggio stesso all'interno del monitoraggio del 2004 aveva un attimo variato un po' tutte quelle che erano situazioni, l'area che aveva dato problemi, le falde, i diversi pozzi che sono sparsi nel giro di Memmago e non avevano dato questi valori. Sono stati fatti i monitoraggi, c'è un invito ma lo riproporre, ma è stato fatto nel primo monitoraggio per 3 mesi, dal mese di gennaio al mese di marzo, nei pressi della scuola elementare di Memmago, che non ha rilevato nessun sforamento, se non un paio, nelle stesse tre sforamenti in concomitanza con gli sforamenti della città del comune di Udine. Per essere chiari, perché c'erano le prove sottili a Udine, ci sono le prove sottili anche a Memmago, ma è un dato di fatto, è un dato generalizzato. E quando sforiamo, quello è il primo, poi abbiamo fatto uno un altro. Quando parliamo in modo generalizzato, cioè, bisogna capire qual è il limite per arrivare a fare delle considerazioni. Quindi diciamo in questo momento non stiamo facendo il massimo, poi speriamo che siamo fiduciosi, perché le istituzioni, e penso che sia corretto, un sindaco, un consiglio comunale non può esimersi da questo tipo di attività, ma deve credere nelle istituzioni, deve arrivare a fare in modo che chi sono gli enti sovracomunali devono lanciare la situazione, perché altrimenti ci sarebbero 1000 canali per poter fare informazione, per fare pubblicità e trovare queste soluzioni. Però se a distanza di diversi anni sia no e la procura che sono a conoscenza del fatto non sono intervenuti, forse neanche loro non hanno delle normative di riferimento adatte. Questo, scusatemi, adesso ho portato via qualche minuto a chi deve intervenire, ma dopo abbiamo benissimo modo di fare il dibattito, potete fare qualsiasi domanda sia a me, sia al comitato, sia all'assessore, al dottor Franzi, insomma a tutti noi, perché siamo qua, come ho detto prima, per informare, perché molti di voi sì sapevano del problema, letto dai giornali, ma non dal comune stesso o da chi è interessato, no? E sicuramente per non criminalizzare, perché questo non è il nostro compito. Noi stasera non risolveremo il problema, dobbiamo trovare le modalità per risolvere il problema.